Ciao a tutti amici di Fumetto Online e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere le 10 curiosità su Topolino che sicuramente non sapete. Se ne sapete qualcuno, ovviamente lasciate un commento qui sotto e vedete tutto il video chiaramente per scoprire qualcosa di nuovo. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e di entrare anche nel nostro gruppo Telegram. Iniziamo subito. La prima curiosità riguardo Topolino è che inizialmente fu doppiato dallo stesso Walt Disney. Ebbene sì ragazzi, fu doppiato dallo stesso Walt Disney. La seconda curiosità su Topolino è che inizialmente fu chiamato Topesio. Walt Disney cambiò il nome in Topolino perché glielo chiese sua moglie, infatti a lei non piaceva e così Topesio divenne il nome del rivale, del nemico di Topolino. Curiosità numero 3. Gli amici di Topolino come Pippo, Pluto e Paperino arrivarono solo dopo gli anni 30, e quindi molto dopo la creazione di Topolino, appunto. Curiosità numero 4. Topolino è apparso in 130 cortometraggi, 8 lungometraggi e 10 serie televisive. Quindi una storia veramente veramente lunga ed è apparso tante volte. Nel 1978 Topolino divenne il primo personaggio animato ad avere una stella a Hollywood, sulla famosa via delle appunto stelle di Hollywood. Curiosità numero 6. Il primo lungometraggio di Topolino venne pubblicato nel 1940 ed è ancora considerato uno dei suoi film più importanti. Curiosità numero 7. Tutti i film della Disney hanno un topolino nascosto, come ad esempio Frozen, Il Re Leone, Ralph Spaccatutto o anche La Carica dei 101 e anche Tra le Nuvole di Dumbo, per esempio. Curiosità numero 8. Nel lungometraggio Fantasia, il ruolo di Topolino doveva essere inizialmente interpretato da Cucciolo, il nano, uno dei sette nani. Curiosità numero 9. I primi francobolli a tema Topolino sono stati creati dalla Repubblica di San Marino nel 1970. Curiosità numero 10. Steamboat Willie non è il primo cartone di Topolino, ma fu l'aereo impazzito del 1928. Va bene amici, spero che queste 10 curiosità riguardo la storia del nostro amico Topolino vi siano piaciute, che abbiate scoperto qualcosa di nuovo. Se così vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. Detto questo, ciao a tutti ragazzi!